Rimaniamo qua mentre facciamo le condivisioni, così dove sta. Fantastica musica. Quanto è bella sta musica. Camperei solo di questo. Facciamo la nostra storia. Alex, ben arrivato, ciao, come stai? Bene, bene, grazie, bene. Mi sono svegliato abbastanza prestino e sto meno rotto degli altri giorni. Continuiamo. Non ho neanche idea di dove siamo. Cioè, non è che non mi ricordi, eh. È solo che non so quanto manca. Ieri la domenica horror non si è potuta fare, quindi prossima domenica horror sarà perfetta. Io sono stanco da ieri sera. Che è successo ieri sera? Compleanni, feste? Baldoria? La tua migliore amica si è lasciata col ragazzo e tu sei stato lì a dire: ecco, te l'avevo detto. Ed è effettivamente parecchio stancante. Ah, dovevamo arrivare dalla principessa Fiamma. Intanto iniziamo a raccogliere qualsiasi cazzata troviamo. Oh, perché? No, dai, ma non può avercela con me. Avevamo già parlato con Cannello l'altra volta, ragazzi. Trova la principessa Fiamma, appunto. No, non mi dire che devo rifare tutto l'interrogatorio. Devo fightare con loro. Oh, scemi di merda. Niente. Clamoroso. Vabbè. Can't torch this. Fai solo perdere del tempo. Qua non ho niente io per... infatti. Colpisco lui che è livello 5, mi dà fastidio. Quello si è messo in blocco. Sono uscito con due amici a mangiare fuori a fine serata. La mia amica si è arrabbiata con due persone e l'altro mio amico è rimasto a piedi. Io sono uscito per cercarlo perché avevo il telefono scarico e sono ritornato a casa alle 11:20. Due palle. Hai detto ai tuoi amici andatevene un po' a fare in culo la prossima volta? Faccio che uso il ghiaccio contro di loro visto che è più efficace. Let's go, Finn. Mad medical.
To. Povero Jake. No, perché se tornavo a casa io e la mia amica vicina. Io sono alquanto scazzato con la mia di migliore amica invece attualmente. Per attualmente in realtà è da un pezzo che sono scazzato con lei. Ancora non puoi fare l'attacco super incredibile, quindi... Oh minchia, stanno massacrando solo Jake, poverazzo. Stronzo. Attacca vivo. Ma porca troia, una cosa doveva fare. Era morto quel nemico. Ma purtroppo è top. Purtroppo, cioè, mi chiede consigli, io le do consigli e poi fa di testa sua e passa per scema. Cioè, sta cosa mi fa incazzare. Non mi devi, allora, non lei, ma in generale. Cioè, non mi chiedere un consiglio se poi non lo segui. Perché mi devi prendere? Come quell'altra mia amica mi fa: quale pubblico di foto? E io gli dico: beh, grazie mille, Alex. E io dico: metti questa qua, è più bellina, sei più sorridente. Va bene, ok. Mette tutte tranne quella. Ma allora perché cazzo me lo chiedi? Grazie mille. C'è questa che è senza vita. Curiamola qua. Sì, curiamola. Potenziamola. Siamo in un regno di ghiaccio. Potenziamo l'attacco di Jake. Che Jake è pazzo con i suoi attacchi. E ne fa di danno. E potenziamo la salute a Bimo. Ah, bello. Ma ti giuro, ma mi fa incazzare. Ma perché poi è sempre la stessa identica sempre la stessa identica situazione. Ok, avevi visto che l'avevamo già fatto? Perché c'erano ancora quelli là davanti, in culo. Sempre la stessa identica situazione, ovvero succede una cosa con Tizia e mi sa che devo parlare di nuovo con Cannello, vero? Hey Finn. Hey, oddio, ancora devo riparlarci. Non me l'ha salvato l'interrogatorio dell'altra volta. Ma porca puttana. Poi vuole fare le foto, vengono bene. L'unica che vengo io male, gli piace, allora lo fa. Tralasciando questo, che non importa come vengano gli altri, l'importante è che venga bene quella in foto. Ti viene voglia di spaccarle il telefono. We heard he was headed to the Fire Kingdom. No, I don't think. Wait! Do you Però mean c'è Green questa Finn? Situazione sempre la stessa, ovvero che c'è questa qua che è la sua amica e vuole sempre che le cose siano fatte come dice lei, quando dice lei, fine della storia. E lei mi si viene a lamentare e io le dico sempre: scusami, ma dille così, ma fai così. E sono, sa, un anno che le dico sempre la stessa cosa. Mi sono rotto i coglioni, non le dico più nulla. L'altra volta le ho chiesto un minimo favore, non me l'ha fatto. Ho detto: ok, a posto, non mi venire a chiedere consigli perché non me ne sbatte proprio un cazzo. Can you tell us where she is? I better not. She doesn't like to be bothered when she's cranky. But it'll take us forever to search the whole Fire Kingdom for. We don't have time for that, dude. Maybe we should, you know, persuade him to talk. Che palle l'interrogatorio di nuovo.
Rottura di cazzo. So. CB, we don't have time for this. Ma poi dici fosse stato un favore del cazzo. No, praticamente le avevo spiegato la situazione. Ero al telefono con una. Volevo una scusa per staccare. Ho detto telefona, mi va. Così parlo anche un po' con te. Ma va, no, poverina. Gliel'ho chiesto più volte. Mi fa, no, no. Ho detto, ok, va bene, la fa il culo, Simona. E da quel giorno mi sono girati i coglioni con lei. Però mi viene a chiedere qualcosa. CB, we really need your help here, man. What do you say, huh? I want to, but I can't. You should know that, guys. Dai, cannello, parla prima che ti prenda a schiaffi, Jay. Hey, cinnamon bun. Buddy, we go way back, don't we? Help us out. Well, I could, but I'm not sure I should. Let me think on it. Okay, I might know where she is. Then again, I might not. Esatto, è già successo. You're being too nice, dude. Let me take this. Chill, man. We got this. Mi aveva chiesto, sei ancora arrabbiato? Ho detto sì, mi gira il cazzo. CB, we go back a long way. You can trust us. Show us the way. Non le ho mai chiesto niente. Una volta che le ho chiesto un favore, no, dai, poverina. No, no, dai, poverina. Hey, man, we're buds, right? Tell me what you know and we can go for ice cream together. Maybe you're right. Well, head towards the... Oh, she'll get so mad! If I were to tell you, you'd... Nope, I can't! Poi ci fosse stata una volta in cui mi ha ascoltato nel darle un consiglio, minchia. No! Flame Princess will be so happy to see us. She'll promote you to Chief Bun. Or something. Do yourself a favor, man. Spill the beans. She's... Wait, I see what you did there. My mouth is staying closed. Come on, man. Spill it. Hey, CB. Want a hug? A nice squishy Super Jake hug? Get in there and tell me what you know, bro. Mwah. Okay. But only if you promise to be nice to the princess. She said something about the emergency valves. I can mark it on your map for you. Just don't tell her I told you. Please. L'interrogatorio meno seguito della mia vita, ma perché l'avevo già fatto. Sì, la vedo. Grazie. It's way too cold. Flame Princess hates it when it's like this. Fa molto freddo. Ma. Sì, esatto. Cioè, pare che tu. Allora, intanto, primo step. Sei tu che sei venuto a chiedermi consiglio. Non sono stato io a venirti a dire. Sai che dovresti fare così, completamente a caso. Sei tu che mi hai detto, ma Andre, ma che cosa faccio? Cioè, ma non so che dire. Oh, oddio, un altro bambino scomparso. Cazzo, c'è Peter Pan da queste parti. Andiamo, forza. Cioè, guarda che c'è pure Gunther. Cioè, sei stata tu a venirmi a chiedere le cose e io, fanculo, ti ho risposto per quel che mi hai chiesto. Guarisci. Si è guarito del tutto lo stronzo. E io ti ho risposto per quel che mi hai chiesto. Non è che mi sono inventato una frase a cazzo così, senza motivo. Primo step. Secondo step. Porca puttana, ti dico una cosa. Te la dico. Sia perché mi è girato il cazzo che è un anno che va avanti questa storia. Sia perché lo dico per te. Cioè, porca troia. Io dico questa cosa perché ti dico. Stai passando. Cioè, io quando dico una cosa, io do sempre una motivazione, ok? Io non ti dico. Ma sai, no, perché no. Dov'è il bambino Finn? È stato depositato? Io non lo vedo. Dove cazzo l'ha messo il bambino sto stronzo? E quindi io ti do sempre un motivo di quello che ti dico, di quello che faccio, ok? Io non sono quel tipo di persona che ti dice no perché no, oppure l'ho fatto perché mi andava così a cazzo. Sì, allora sto andando a cercarla, stai calmo.
Quindi io le ho sempre dato la motivazione del perché dovesse reagire in un determinato modo. Cioè, ti faccio un esempio di una cosa che... ti faccio un esempio di una cosa che è successa. Una volta, era il compleanno di lei, e lei l'ha invitata a uscire per il compleanno. E lei fa, ma no, quel giorno il mio ragazzo e io, quando esco dagli allenamenti, volevamo stare insieme. Perché il giorno dopo è il nostro mesiversario e vogliamo stare insieme quel giorno. Scusami, state insieme il giorno dopo. Quel giorno voglio uscire insieme a te perché ti sto dicendo voglio festeggiare il mio compleanno con te. Faccia di cazzo. Perché devi insistere? Perché devi dirmi queste così? E ho detto vabbè, non ha voglia di passare con te questo giorno, mandala a fanculo. No, lei piuttosto ha spostato l'uscita, ha spostato tutto quanto, per poi, alla fine, questa qua tornare e dire no vabbè, sai cosa, usciamo il giorno che avevi detto tu, perché il giorno dopo ce lo passiamo al ristorante io e il mio ragazzo. Ma perdonami, te l'ha proposto lei? No. Poi se l'è ha cambiato tutto, ha chiamato le persone a cui aveva chiesto di uscire per cambiare giorno e poi... ha chiamato tutte queste persone per dire guarda usciamo il giorno dopo, non usciamo quel giorno e cose, e poi tu te ne esci e dici no no usciamo quel giorno. Cioè è persino lei a dover decidere il compleanno di lei, va. E sta cosa mi ha fatto alquanto incazzare, se permetti. No, vivo! Bastardo! Lily! Decide lei a quanto pare. Ma... cioè sta cosa guarda che è veramente ridicola. E mi ci sono incazzato. È successo di nuovo quest'anno. Questa qua che dovrebbe essere la sua migliore amica si è dimenticata il compleanno di lei. E lei ha detto usciamo cose così. Poi lei fa va bene usciamo. E dice oggi non ci sono sei. Mannaggia. Vabbè. Stasera neanche per SpongeBob. Capito? E questo è il fatto che io cercavo di far capire alla mia amica. Dicevo scusami, cioè è il tuo compleanno, non le hai chiesto di uscire a farvi una passeggiata? Stasera sì, ok, perfetto. Stasera allora ti godi un po' di SpongeBob Battlefield Bikini Bottom. E basta, basta, povero bimbo. Ah ok, va bene, tranquilla, nessun problema. Le delusioni esistono nella vita. E ti spiego, ti spiego Alex. Sì che è un problema che... in che senso? I think I'll just rest here for a minute. Che cazzo? Ah, ho capito. Scusami. Perché mi dimentico quello che dico. C'ho l'Alzheimer. Ciao tardi. Comunque, appunto, Alex, è risuccesso quest'anno questa cosa. Cioè, era il compleanno di lei. La sua amica ovviamente non se l'è ricordato. E lei propone, andiamo al cinema che mi voglio vedere questa cosa. No, ma andiamo lì, voglio andare a ballare, voglio fare, voglio dire. Non c'ho voglia di andarmi a chiudere al cinema. Alla fine sta mia amica non è uscita perché giustamente si è rotta il cazzo.
E poi quell'altra lì si è fatta perdonare dicendole: guarda, scegli tu dove andiamo. Ma non è che tu mi devi fare il regalo. Cioè, tu non è che mi devi regalare un scegli tu dove andiamo. E cazzo, deve essere reciproca. Scusami, perché non basta? Okay. Deve essere reciproca la cosa. Comunque io sento l'audio del gioco più alto della tua voce. Ma sentivo che nelle cuffie era molto prorompente. Quindi musica mi piace, quindi. Forse ora sarà un po' meglio. La mia migliore amica si lascia dopo un mese e si fidanza di nuovo. Io gli dico che è peggio per lei, che poi in futuro i ragazzi pensano che questa non è fedele, non fa sul serio, quindi se si vuole fidanzare è difficile. Ah, dipende dal motivo. Cioè, se si lascia, se li lascia lei ogni volta e non c'è neanche un motivo, ok, va bene. Però se viene lasciata e cose, certo, se si fidanza dopo due giorni che si è lasciata è un problema, perché... Cioè, io non prenderei mai seriamente una ragazza che si è lasciata dopo due giorni. Cioè, che dopo due giorni che si è lasciata si fidanza, capi? L'ha fatto la mia ex e mi sono incazzato. Ovviamente, certo. L'ha fatto la mia ex e mi sono incazzato perché ho detto: minchia, siamo stati insieme 8 mesi. Dopo 8 mesi, una settimana dopo ti sei fidanzata con un altro. Ma vai a fare in culo. E mi viene a dire: ma siccome c'erano problemi già da un paio di mesi. Ma che cazzo mi significa? Intanto fino all'altro giorno stavamo insieme e oggi sei fidanzata con un altro. You're fired! No. Io posso capire tutto. Può esserci la cotta dopo breve, però... Boh. Cioè, se a me quella persona interessa veramente e ci siamo appena lasciati, non esiste che io dopo un paio di giorni già sto con un'altra. Ma cretino. Niente. No, io non riuscirei mai a prenderla seriamente. Almeno, cioè, non è che non mi ci metterei mai, ma non mi ci metterei mai per una relazione vera. Attenzione, eh. Perché si fa danno? Ah, è perché è scaldato. Sono pronto. Aprite. Quanto vuoi tu per il colpo di ghiaccio? 8. E quanto sei stronzo, però, Finn. E io ti dico, cioè, questa qua appunto le ha fatto il bigliettino dove dice: mi dispiace, cose, scegli tu il tuo regalo. Un pranzo qui, un'uscita qui, una serata qui. Cioè, non deve essere tra amici, in amicizia, se io e te siamo amici, Alex, non è che deve essere un regalo il fatto che oggi scegli tu dove uscire, dove andare. Siamo amici, una volta si scelgo io, una volta scegli tu, fine della storia. Paraculata. Che cosa paraculata? Il biglietto. Lei come una cretina. Io glielo avevo detto. Lei come una cretina. Fa: no, poverina, è dispiaciuta, cose, cazzi e mazzi, è così. E tutte queste situazioni. Io ho detto: scusa, però il fatto che sia dispiaciuta è il minimo. Poi non cambia il fatto che poi domani faccia la stessa identica cazzata che ha fatto ora. I think I'll just rest here for a minute. Vai, Bimo, pugno. Oh, perché troia, Bimo, lo prendessi una volta nella tua vita, un nemico? Not enough for you. No. I don't feel so hot. Io l'avrei mandato a fanculo una vita. Ma io pure, perché questa persona, cioè, non è una persona che le vuole bene, secondo me. È una persona a convenienza, perché si è dimostrato già nel corso del tempo. E gliel'ho detto tante di quelle volte. Ho detto: guarda che questa persona qui, finché ci sei tu, ok, tutto a posto. Ma se non ci sei tu, non è che si mangia le mani, impazzisce cose. Se ne sbatte i coglioni ed esce con altre 100 persone diverse, non gli cambia la vita.
No, dai, non è vero, cazzi e mazzi. E così abbiamo avuto la dimostrazione. Bimo, 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 bimo. Abbiamo avuto più dimostrazioni nel corso del tempo. Ok, basta. Lei, niente, non è contenta, signore. Io che cosa ci devo fare? Io mi sono arreso e ho detto, oh, proprio questa è... Ma sì. Sì, Alex, Alex, io... Aspetta che sono diventato dislessico, Alex. Sì, no, non esiste modo di veramente comprenderle appieno alcune. Non dico tutte perché non faccio mai di tutta un'erba un fascio, però... Porca troia, oh. È clamoroso, Bimo. È veramente pazzesco. Io non so quante volte le ho detto mandala a fare il culo. No, lasciatemi stare. Ah, non sanno scendere loro. Ok. Ah, principessa fiamma è lì. Quindi io posso passare di qua. Però Hello. Lì c'è un forziere. Ciao. What's up, guys? Tutto a posto. E... Non so quante volte le ho detto mandala a fanculo. Dopo 100.000 volte che ti dico la stessa cosa e tu non mi caghi mezza volta, mi sono anche rotto i coglioni. Ti dico fai quello che vuoi. Tanto cioè, io mi sono rotto le palle io di incazzarmi con questa persona e poi tu non fai niente. Non mi venire più a raccontare queste cose. Cioè l'unica cosa che fai è farmi incazzare a me e poi tu non mi caghi. Fa 100.000 volte più danni lui di Finn con ghiaccio. Io faccio faccio così, non capirà che avevo ragione, fanculo, te l'ho detto cazzo. Sì, appunto, io per un po' ho adottato pure io questa cosa, ho detto senti, fai il cazzo che vuoi, poi però se succede qualcosa che io te l'avevo detto non mi venire a rompere il cazzo a me, perché ti mando solo a fare in culo. Dopo un mesetto, questa persona ricomincia di nuovo nuovamente a fare così, la fa incazzare tutto quanto. Minchia, 137, Bimo. Ma coglione. No, Bimo, scusa. Stronzo. That's gonna leave a mark. Next time, e io ho detto, senti, a me non me ne frega un cazzo. Te la vedi tu. Ora vi curo a tutti quanti, state tranquilli. Perfetto. Devo andare da Oka Loka dopo, quindi non spardiamo monete, che è meglio, dai. Ok, sto finendo le cure. La cosa migliore è
lasciare fare queste persone, fanno i cazzi loro. Poi quando succede qualcosa, avevi ragione, non mi interessa, sono cazzi tuoi. Mi ascoltavi prima e te ne vai a fare in culo. Basta. I'm sorry I can't help you, Finn. This is the first I've heard about Fern being back, and I don't know who he'd be hanging out with. Anyway, I've had bigger problems to deal with. Well, maybe we can help with that. What's wrong? It's the Fire Kingdom core. When everything started flooding, I closed the emergency valves to make sure the core didn't get snuffed. But I think somebody sabotaged them. The core is cooling down. Aw, man, again? Yeah, you'd be surprised how often it happens. As leader of the Fire Kingdom, it's the problem I spend the most time on. We really should build a better core. Don't worry, Flame Princess, we're on it. Ma? How can we block these? Blocca le valvole. Zero, zero. Come vuoi che te le blocco? Devo andare su. So, are you guys done or what? Ah, intanto ti devi dare del tempo. E che cazzo, un minuto. Stai aspettando da prima? Aspetta un attimo in più. Dovrò andare lì sopra. Palesemente qualcosa da far scoppiare. Ma dopo che vado qui non faccio un cazzo, capi? Non ci posso andare lì. Questi mi attaccano? Questi sono pezzi di merda, mi attaccano. Con la barchetta non posso venire qua io, vero? O forse sì, guarda. Aralo lì, là c'è... Il cazzo che te ne frega per... Per boh? Forse devo buttare giù in acqua questo e basta. Sembrava un punto d'attracco per la barca. No, ok, devo solo fare sta cazzata. It's working. Let's find the others. Scusa, come l'ho bloccata? Ah, guarda là, l'altra. Vabbè. Quando la mia migliore amica si è fidanzata con il suo ex, io già avevo capito che aveva in mente lui, l'unica cosa che voleva portarla a letto. Infatti, leggendo la chat IG, leggevo e vedevo che faceva domande sexy. Lui. Domande sexy. Lui, per dare una scusa, diceva che stava male e poteva morire in qualsiasi momento. E mi puzzava e ora. Mamma mia. Guarda, queste persone qua. Da galera probabilmente. Aia. Posso passare senza che mi cacate il cazzo tutti e tre? Lo prendo per un no. Son caduto. Allora. Smells like wet dog around here. Ragazzi, vi ricordo che la prima cosa che abbiamo detto quando abbiamo iniziato questo gioco è che farò di tutto per romperlo. Probabilmente ce l'ho fatta, Probabilmente ci sono riuscito. Ragazzi, ho rotto il gioco. Aiuto. Spero di poter arrivare da qualche parte. Io non dovrei essere qui. Non arrivo da nessuna parte. Non posso più muovermi. Posso solo... Si blocca tutto. Quindi se io mi butto in acqua qua. Oh, ragazzi, ho rotto il gioco, ragazzi.
Timo hates Dang. Getting wet. All wet again. Timo hates getting wet. Bimo odia essere bagnato, nel caso qualcuno non abbia capito. Sento i suoni. Sento che mi posso muovere. Dang. Bimo hates getting wet. Potessi. Potessi. Pure io, se ti volevo. Potessi usare il cane a mio cazzo di piacimento, sarei già probabilmente lì sotto. Che due coglioni, ti prego. Sono molto preoccupato, Dovresti finire il gioco in una live? Non credo. Ah, sì, il cane pot- Ah, ok, sì. Se avessi potuto usare Jake a mio piacimento, probabilmente... A parte il fatto che non sarei andato avanti con la trama, ma avrei cazzeggiato da morire. Però... Avrei finito il gioco in mezz'ora. Si allungava Jake, trovava il tappo... E poi... Sì... Asciugava tutta la terra di O. Io spero che non riprenda da lì, perché... Guardate che è un bel problema. Se riprende da lì bisogna ricominciare dall'inizio. L'hai finito? No. Ah, meno male. Dai, vi meno questa volta prima che si rompe tutto di nuovo. Minchia, chiama la fortuna. Oh, ogni tanto colpiscono anche Marcellino. Niente. 10. No, Jake, menali tutti. Sweet. Prendili però. Ha fatto 3 attacchi a sto giro. Di solito ne fa 60. Ora ne ha fatti 3. That was tasty. Vendetta. Lasciala. Stay down, you ding dongs. Ma che bella sta musica. Oh, vabbè, le musiche di sto gioco mi fanno impazzire, signori. C'è poco da dire. No. Rockin'. C'è Bimo da curare. Pure Jake in realtà, ma... Okay. Devo andare da Okaloka, cazzo. Chissà se posso prendere Bimo con il triangolo. No, a quanto pare no. Hi. Attenzione, azione stealth. Niente, l'ha visto. Usa il Jake Vespa. Non ci ho pensato. Mathematical. Ah, vada che dava.
Abracadabra. Abraga Daniel. Oggi, prima della live, ho visto, sono arrivato all'episodio di Finn Ghiaccio, dove Finn ferma Finn Ghiaccio e il Leech con il corpo di Jake. Tata Clunch. Oh, guarda chi c'è là sotto. Quindi sei quasi alla fine. Teoricamente mancano poche stagioni. Forse due. Serviva a farmi usare Jake per attraversare, giusto per allungare un po' il brodino. Check it out! It's Choose Goose! Allora. What do you know? Queste ne avevo 50. Dobbiamo finire tutte. 5, 4, 28 di questi ne ho. A fastidio ne voglio 30. Questi ne ho 0. Danni da giustizia. If you find you need stuff now and then, don't hesitate to ask. Come back again. Che poi, Alex, sai qual è la cosa bella? Che quell'unica volta che magari non aiuti quella tua amica, poi si incazza. Nonostante tu magari 100.000 volte appunto l'abbia detto, guarda, fai così, e lei non l'ha mai fatto. Una volta tanto che te lo chiede e dici no, e fai il cazzo che vuoi, tanto te lo dico sempre e non lo fai, e si incazza. Oggi il prof ha detto che io e la mia migliore amica staremo bene insieme. Lei mi guarda male e io che rido un botto e dico magari. Chi non ha mai detto magari a questa frase? Climb on! Paolo, Jake Vespa. Mi scusi. Il problema è che non so dove l'altro. Climb on! Che due coglioni sta cosa. Ah, guarda dov'è l'altro. Super scorciatoia. Sono passato in mezzo a loro, niente. Minchia, livello 7. E chi sei? Oh yeah! Ah. Ha detto che il mio ragazzo mi lascia, io che faccio... Che faccio io? Che non ho capito, Alex, purtroppo. Ha detto che il mio ragazzo... Se mi lascia? Ah, ok, e tu, boy, cazzi tuo, è lei che si incazza. Ma... Che ti aspettavi, scusa? No, no, fammi l'attacco super uber incredibile, Jake. È schere, no?
E schere. Che si incazzasse, immaginavi? Vabbè, ma è palese. Cioè, non c'è neanche da pensarci. Minchia, 107 di vita gli è rimasto a Marcellino. And awesome. Che troia. Spero non ti uccidano prima. Poi te la vedi tu, eh. Yay! Oh yeah! Oh. Ma oltre ad essere messi in difficoltà è che ti passa, cioè ti senti preso per il culo perché dici: minchia, ma se è vero che ci stai male, io ti do un consiglio su cosa fare. Perché cazzo non mi devi dare retta, figa di Orion? Non me lo venire a chiedere. Cioè, no, non mi stai chiedendo un consiglio, è una tua scusa per raccontarmi il cazzo che ti succede e basta. Però il punto è, io ti ascolto anche se tu non mi dici una cazzata. Cioè, se tu invece di chiedermi un consiglio mi dici: minchia, che due coglioni, mi sono incazzata per questo motivo, ti va se te lo racconto? Ok, va bene, dimmi pure. Fine della storia. Ma non è che tu mi devi dire che cosa faccio. Te lo dico e non mi caghi, vaffanculo. Anche perché si presume che tipo la mia migliore amica mi conosce da anni. Mi conosci, sai come penso, sai come ragiono. Quindi probabilmente sai che risposta ti darò. Non mi venire a chiedere qualcosa se poi la risposta che ti do non ti piace. Grazie Lilly per un beat. Bevo per festeggiare. E lascio la musichina. Appunto ogni volta non so che fa. Ma non... penso che non ci sia purtroppo niente da fare. Fino a che non capiscono. Ma che coglione Twitch? In che senso? Perché? Che ha fatto Twitch? Grazie per i 49 bit. Ergo 50 bit, Lilly. Erano 50. Vabbè, 49, 1 da parte, non è male. Facciamo il mimino di Ciccio Gamer. Yeah! Ok, bloccate. Torniamo da Fiammetta Cicogna. Ragazzi, 50 bit, no grazie, perché sennò non posso mettere benzina alla Mustang e non mi posso pagare il superbollo. Non accetto donazioni inferiori ai 100 euro. Mi dispiace. Ah no, che palle, di nuovo ci sono loro. Allora puoi anche andare a farti fattene. Ok. Tipo qualche giorno fa ho detto: ti piace sto vestito o vestitino corto? Io non lo so, sai, quei vestitini corti non mi piacciono. Non me lo chiedere perché poi ti incazzi pure. Io per esempio a me le minigonne sulle ragazze non piacciono. Anzi, le gonne in generale. Gonna, vestitino, cose posso anche accettarlo, ma che ti metti la gonna per ogni occasione non mi piace. Ma non per qualche motivo, non mi piace proprio a me esteticamente.
Sui ragazzi sono molto meglio. A me sta benissimo la cosa. Algebraic. Dipende dalla persona. Bravo, dipende dalla persona. The heat is on. Yay! Ti metterò la gonna. Voglio proprio vedere come. Vedi che io se non è la massima lunghezza è fino alle gengive, se no non la metto. Vai Bimo, dagli il colpo finale. Numero uno Bimo. Ah no, scusa. Aspetta che lo curiamo a Jake però. Ok. Pure a Marcellino. C'era Oka Loka qua. No. All aboard. Dove cazzo è andata principessa fiamma? Io sono un ragazzo protettivo con fronte alla mia vita, quindi questi vestiti corti non mi piacciono. Sono corti e scollati. Allora, io sono del parere che se ti metti un vestitino corto, scollato e cose, e poi ti guardano, non ti devi lamentare, ti devi stare zitta. Non dico che la gente ti debba guardare sbavando e cose via così, però se per mezzo secondo ti guardano, devi stare zitta. Io ti faccio un esempio. Una volta mi è capito. Ma dove cazzo è sta stronza? Qua dentro? Si entra? Non si entra mica qua. Ma guarda dov'è. Cioè io ti faccio un esempio. Una volta era carnevale estivo. Jeez, Flame Princess, you e non ci ho pensato. Pensavo fosse di nuovo lì e poi andavamo insieme. I feel really weak. Molto leve, le fiamme al nucleo devono essere molto basse. Se è entrata troppa acqua, ragazzi, so che avete altre cose importanti da fare, ma potreste scendere a vedere cosa sta succedendo. Certo, senza problemi. Vamonos. Cioè, per spiegarmi, non dico. That's a pretty weak fire. Ma questa è la stanza del nucleo. Pensavo fosse un'altra. Cioè, pensavo di dover scendere. Ah no, ok, non ci sono ancora. E ti stavo dicendo, per esempio, no? Come devo passare io di là, scusami. Opla. Non ci arrivo. Ti dicevo. Ci sono perché il film è un sottone farebbe tutto. Ti dicevo per l'appunto come esempio, no? Che io per l'appunto quella volta era carnevale estivo. Culo a loro, io non posso passare di qua. Come vado di là? Dietro non ci si può passare. La mia migliore amica sta a Roma, quindi lì i ragazzi sono tutti, però i ragazzi fanno schifo e poi ti fischiano cose varie. Dipende, io non faccio di tutta un'urban fashion, non dico che a Roma siano tutti così, ragazzi e cose, oppure fanno schifo e cose, perché pure io mi sento dire, in Sicilia i ragazzi sono così, cazzi e mazzi, eccetera, eccetera. Credo di aver sbagliato. Ah, guarda, forse.
che è questa? Non mi sembrava ghiacciata addirittura. Perhaps if we light that other fire? Mi prude un occhio. Comunque non dico questa cosa. Comunque appunto era carnevale estivo. Entro nel bar, c'era questa mia amica. La saluto, sta mia amica è alta 1,40 m. Mia amica è un parolone. Questa mia conoscente è bassissima, ok? Vabbè, comunque vado lì, la saluto. Giustamente è bassissima. Io la guardo dall'alto verso il basso per salutarla. Lei era vestita tipo da dea greca o il cazzo che te ne frega, una cosa così. Subito lei, solo per... Io neanche ci avevo fatto caso, era... aveva una scollatura bella evidente. Però non ci avevo fatto caso perché stavo parlando con il mio amico mentre la salutavo. Lei subito per fare la battutina, e comunque i miei occhi sono qui. La guardo e ho detto, scusami, ma chi cazzo ti sta cagando? Infatti non tutto sono così, però lo stronzo che fa così, trovato un po' con diciamo. Eh beh, sì, sì, può succedere che ci sia il deficiente di turno. Capito? Cioè, sei combinata così. No, mi sa che me la devo portare ancora quella. Vabbè, certo questa. Sei combinata così. Dici che devo prendere quello con la fiamma blu. Ma dammi la fiamma, dai. Non me lo fa più. Aspetta. Ah, là è quello con la fiamma blu, sono cieco. È che guardando la chat non ho guardato qua. E insomma, un po' mi spara nel cervello sta cosa, perché ti vesti tutta scollata e cazzi e mazzi. Poi non ti lamentare se... se un ragazzo ti guarda per mezzo secondo, oppure neanche ti guarda e nella tua testa lui ti sta addirittura sfogliando con gli occhi. Dà fastidio. Cioè io mi ricordo quella mia amica che si era vestita da zoccola, perché questo era, era praticamente nuda, e mi fa: minchia, oh, che due coglioni. Prima sono passata dal bar, cose così, subito tutti vecchi lì a guardare, cazzi e mazzi. Ho detto, scusami, ma tu che cazzo vuoi, che cazzo ti aspetti? Vestiti di me e vestiti di più e vedi che non succede. I can't believe how much water got in. Cioè, se io vado allo zoo e vedo gli animali passeggiare, li guardo. Non è che vado allo zoo e dico, oddio, no, no, l'animale. Se no l'animale poi si incazza. Does it really matter? Of course it matters. I mean, you're kind of me. It's kind of like seeing what I could have turned into. And I don't like it. Did you cause this flood? Not exactly, but I helped. Who did you help? Yeah, and they already pretty much donked up all of Ooh. How come they sent you here to mess with the Fire Kingdom? To distract you. They don't want you around until they're good and ready. Yeah, well, you're here. I guess you'll have to do. Nah, man, I gotta go. But I know how much you like fighting big bad enemies, so I have a present for you. Hanno scritto male? So quando vi piace combattere con i nemici grossi, non so quanto. Ok, well, o voleva proprio dire so quando. Esatto, ti dà fastidio, vestiti e non rompere i maroni. Cioè io penso che se ti vesti così, sì, ok, sei... sembrava meno grosso. Che livello è? Sembrava molto meno grosso. Scusate il danno. Perdonatemi il danno. Chiedo scusa, il danno. Yummy. Non l'ho colpito praticamente. No, forse sì, un po' di vita gliel'ho tolta, mi sa. Cioè non gli ho fatto veramente nulla. Settecento quasi. Però minchia. Sarà complicato. Come scudo a sfera.
E basta? Yay, Vimo! This is for you! Questo mi mangia tra poco, ve lo dico io. Si è messo lo scudo a sfera per gli attacchi di fuoco. Cool! Immune. Ma non lo so se lui me la fotte l'energia come aveva fatto quel vecchio boss. Immune all'ipnosi, immune al sonno, può subire danni all'offuscamento, immune alla scossa, può subire i danni, può subire il congelamento. Ed è debole solo al ghiaccio e al corpo a corpo, praticamente, al pugno. Hai capito? Addio Marcellino. Solo che ho visto che la mirava. È bello resistente, devo giocarmi il tutto. Cioè questo c'ha 16.000 di vita, il massimo che ho affrontato io è stato 1.600. Sì, vabbè, tutti gli scudi a sfera di sto cazzo ti stai mettendo. Top, dai. Meno male. Bello Bimo che schiva tutto. Bimo needs it then. È scare. Yay! Che fa quello? Si gira? Che cazzo fa? That's it, I'm mad. Mi sembra che se ne sia sbattuto la minchia. All right. Sa che per ora è un po' più vulnerabile, sa? Ah, that hit the spot. Sì, è più vulnerabile quando è girato. Bello Bimbo fatto. Mad Medical! Infliggerà danni da fuoco, danni da ghiaccio. Hey, use this. Il culo fuori col curatore.
con la spaccatura, l'idraulico che sta lavorando in cucina. Scusami, perdonami, perdonami. Non è molto legale questa cosa. A gift from Bimo. Bimo, il tuo momento, balla. My name is Bimo. I'm here to say, let's get you to save the day. Go, Bimo. Va bene carissimo, o a tra poco o a stasera, è stato un piacere. Per rendere felice... No, questo fa danni da fuoco. Mi pare fosse immune al malocchio, quindi magari evito. Good stuff. Ma lui è stanco, cazzo. Ipnotizzato. Ipnotizzante. Danni da giustizia, chissà come cazzo sono. Oh, oh mamma! Oh no, l'attacco deve essere l'attacco basso. Aspetto che si gira. Porca troia. Ma come immune? Stronzo. Girati dai. Ok, mi hai ucciso, girati ora. Non dà le spalle lui. No, lo faccio usare a Bimo così si cura. Sì, si cura, si riempie la barra. Perché non lo curi dalla stanchezza? Perché non ho la sveglia. Non ho le cose per curarlo dalla stanchezza, come puoi vedere. Dov'è? C'ho quello per calmo un eroe sclerato. Cura questo effetto ipnotizzante ripristinando un eroe. Cura questo effetto. Questo effetto ipnotizzante. Poi cura questo effetto ipnotizzante e poi assorbe la scossa. Non va bene. I'm the dog who keeps on giving. Girati, stronzo. Ma all'inizio del suo turno lui è già morto. Se gli fa prima danno invece di curarlo è morto.
ok, no. Perfetto. Cake, mannaggia cazzo. Ma Cake è per quando è ipnotizzato. Per quando è sclerato, no? Per quando... Calma un eroe sclerato, permettendoti di controllare le sue azioni al suo turno. Dove l'hai letto che lo cura dalla stanchezza? Cura questo effetto ipnotizzante ripristinando la difesa di un eroe. Antistanchezza. Ma è per l'ipnosi. C'è scritto. Quelli antistanchezza c'è, cioè, proprio per la stanchezza c'è scritto. Guarda che vergogna, guarda. No. Ah, pensavo facesse tutto il giro attacco rotante. That hit the spot. Come mai posso usare Bimo da morto? Ah, non è Bimo. Forse è meglio. You have made Bimo mad. Apri sto coso, stronzo. Vai, Finn. Vai, Jake. Minchia! So not math. It's okay, you can all Bimo. I'm not gonna lie, that hurt. Faccio questo. Provalo appena puoi, va bene? You need this. Back in the game. Dai che è finita, finita. Incazzati, Finn, incazzati. Dicevo, perché non mi fa usare Marceline? È morta!
Dai che ce la facciamo. Wow. Non ce la fa fare viva Marceline, eh? Più forte di lei. Che cazzo. Voglio 10.000 monete. And that is how it's done. 5.000, vabbè. Un ottimo compromesso. Oh, yeah! Yay, Bimo! Wow, this is way worse than I thought. What's left of the fire will go out unless we can superheat the core and steam off all this water. What do we need to do? Finn non aveva un braccio. One person who has enough firepower to fix this. Torcho, my father's niece. But ever since she was punished for trying to overthrow my father, she's been hiding out at the Royal Retreat on Firebreak Island. We're on it, Princess. Don't worry. Yeah, stay cool. I mean, you know, not like you have a choice. I mean... Trova Torcho. Andiamo. Yeah! Dov'è? Mamma mia. Quindi devo tornare alla barca, prendere la barca, andare in un'altra isola. All right. Ah, ma là sotto ce n'è un altro. È scherzo. Niente. Sweet. Di qua io non posso uscire? Sì che posso uscire, di qua che arrivo. No, no. Troppo stronzo per farmi uscire. Scusa? Come? Anybody remember where we parked the boat? Perché non passi, Jake? No, non è vero, erano lontani un chilometro. Che palle. No, ormai mi prendo le monete. Tanto si fanno abbastanza velocemente. Ouch! This is not cool. Like literally. I think I'll just rest here for a minute. Up. All right.
facendo esperienza e 860 monete. Ah, guardiamo un attimo la mappa, perché secondo me non è qua. Ho sbagliato tasto. E infatti dobbiamo prendere la barca, uscire e andare lì. Di già? Mi abbandoni? Good day. 22.000 monete abbiamo. Minchia. You guys look toasty. Va bene, cara. Ciao. Grazie per essere passata e grazie mille del supporto. Ci rivediamo questa sera con SpongeBob. Ah, la mia paura schiena. Fire! Oh, che palle, Gunther. Casse. In realtà potrei potenziarmi. No. Snag. Grab it. Dai che ti mancano tre cose per finire. E niente. Nad. Got it. Ah, vediamo se quando arriviamo lì c'è Okaloka, compro un paio di robe da Okaloka e poi mi potenzio. Isola taglia fuoco. Welcome, welcome, the pleasure's all mine. You're carrying Dot, so that's a good sign. Ripristina la piena salute di un eroe. Eroi addormentati. Effetto ipnotizzante. No. Vabbè, uno lo prendiamo sempre almeno. No. Visto che costano 10. Ci consumiamo le scorte, Aucalo. Tanto queste cose prima o poi mi serviranno a me. Tanto vale prenderle. Ecco. Che è? Migliora la velocità di un eroe in modo che possa avere più turni rispetto al nemico. Si compra instant. Well, okay. That's all you need. This has got to be the place. Say, let's find Torcho. It was sad indeed. Okay. Potenziamoci. Curiamo Jake un attimino. Ok. No, pure. No, cazzo, c'era pure lei da curare. Tac, 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 tac.
6 proprio il danno io l'avevamo alzato. Ora potenziamo un attimo le abilità. Queste sono al massimo. Queste sono al massimo. E lui capirà che c'è da potenziare, infatti. Lei, boh. Vediamo cosa vi posso migliorare ancora. Fine, basta. Perfetto. Sarà lì su. Qualcosa mi fa pensare. Un altro Gunther. Vieni, dai. Marceline da curare? Sì. Perfetto. Meno male che possiamo evitarlo. Non avevo proprio voglia. All aboard! So, how do we get up there? Vabbè, che cazzo ci vuole? Scusa, mi sali? I can fit in here. Che senso? Bellino Bimo. I can fit in here. Madonna quanto salta qua. Poi se c'è ratto. Ehi. Yay, Bimo got it working. Up we go. Bimo sapeva che facendo quel giro arrivava qua sopra. GG. Dammi Marcelin che qua c'è il forziere. All right. Energia aumentata, ma in modo perpetuo? Per poco. Cioè, tipo, mi ha dato un po' di energia per quando inizio il fight. Perché prima, tipo, avevo 11 di energia. Oh no, che palle. Guarda dov'è quello stronzo. Va bene, dai. L'energia in modo perenne quel cazzillo. Quel cazzillo. Meno male che li apro tutti. Almeno pure l'altro, bravissimo. Tutti offuscati. Forse ho menato il più sbagliato. Ho cura di tu, eh? And awesome. Yay!
Perfetto. Niente. Beh, madonna. Il primo attacco si è surriscaldato. Pronto. Pronto. Bello. Ma dai, cazzo. Devo aumentare la precisione di Bimo. Mi manca spesso e volentieri. I don't feel so hot. Oh, 50%. Ora Jake attacca, lo batte. Niente. Ah, volevo ripristinare la salute di loro. Ooh, that's the stuff right there. To. Massacralo e ce ne andiamo. I don't feel so hot. Check, please. Dove Bimo livello 7. Quello che sta salendo più di tutti, tra l'altro. Maledetto stronzo. Aspetta che c'è. No. What is wrong with you? You would think that all of the guards you had to fight to get here might have given you a clue that I don't want to be disturbed. It actually seemed pretty normal to us. Yeah, we have to fight a bunch of guys to talk to most of the people we want to talk to. And that doesn't send you any sort of message? That we're persistent? What do you want? We need you to come back to the Fire Kingdom with us and superheat the core. The fires are almost out. And why exactly would I want to do that? Because your fire will fizzle too if the core goes out? Good point. Okay, I'll help. But I'm going to need you to gather some things for me first. I'll make che you a list. Palle. Cool! No offense. I can't believe the fate of Oo is in your hands. Just meet me at the core when you've gotten everything I need. E come li raccogliamo? Che palle che è lei, signorina. No, ma se lì stava volando attraverso le cose o ho visto male io? Ci sarai un solo momento in sto gioco o caschi da qualche parte? Oh. Non ci arrivo di casa di là saltando. In realtà sì. Guarda. Hot. Che stronzo. Non mi attaccare. Palle. Però poi devo passare qualcosa in mano, quindi meglio batterli. Top. Va bene. Ok. Certo. Figurarsi. Dovrei avere qualcosa. Cazzi che te ne fregano. Si surriscaldi. Si è già surriscaldato. Ah, che palle! Thank me later. Tu quanto vuoi per i tuoi attacchi malocchio? Ah, sei. Ah, è un nemico. Dammi usare Jake a questo punto, top. Guarda lì, un attacco base di Jake con il ghiaccio, 508. Quello 8 vuole, vero? Che due coglioni.
Allora, aspetta. E che cazzo? Per quello sono messo in blocco. Ripristina il 50% non aveva niente su. Take it! Top. Attacchiamo di nuovo quello al centro, che almeno magari togliamo il blocco prima o poi. Pulliamo l'energia. Facciamo un altro attacco, però non a quello al centro che è il blocco, se no spunto di ghiaccio, lo abbiamo congelato. Facciamo così. Vediamo se riusciamo a congelare pure questi due. Che puttana. E ce l'hanno solo con lui. I think I'll just rest here for a minute. Yay! Oh, è finito l'effetto. È finito l'effetto. Menato solo quello. Io spero menasse pure quello di lato. 54 di danno non me li spreco per lui. Vabbè, che cazzo. Povero Finn. Thank me later. Down but not out. Era meglio che me li spregavo. I'm allergic to pain. Ah, all'inizio del suo turno 25% di salute. Sì, to, attacca normale più 139. E con questo lo ammazziamo. Ow! I bruise easily. Yeah! Ultimo colpo bonus 1930. Uso potenziale più to. Ah, ok, basta che ci vado così per raccoglierli. E gli altri? Uno è là. Manda. Così per prova. Vedere se riusciamo a fuggire e passare senza che ci cagano il cazzo. No, mi ha riportato qua sotto lo stronzo. Oh. Ma dai. Ah, Gesù mio. Certo. You're toast. Can't torch this. Sacriamo quello al centro. Povero bimbo. Ah,
Dai. Sto grandissimo pezzo di merda. Hey, you this. Power on. No. To? Yay! E to. Sweet. I think I'll just rest here for a minute. That was tasty. Vessel delivering. I think I'll just rest here for a minute. And that was us going easy on. Eppure Jake sale a livello 7. Che fanno sempre bene e comodo. Che devo fare tutto il giro così. Che cazzo è questo? We go! Oh, vabbè. All aboard! Ah, qua c'è il secondo e là sotto c'è il terzo. La mappa è ora aggiornata. Keo. I think we should avoid the guards for now. Just leave it to me. We'll wait here. Ah, va lei, meno male. Se non dobbiamo fightare ogni secondo. Non ho molto tempo. Bimo. Hooray for Bimo! What the? Bimo is the best! Abbiamo perso per sempre Bimo. Torna alla principessa fiamma, ma non lo so. Way too close. Yeah! Come on, Jake. Yeah! Guarda che c'ho una cascitta. Aspetta. Perché posso stare qui? Caputtana. Non si è congelato abbastanza. Here. I'm not gonna lie. That hurt.
weakness, physical pain. Cool. Oh! E non si unge. Ma porca troia. Dang it. No, è inutile che lo spreco. That's gonna leave a mark. Woo, yeah! We are awesome! Quanti soldi? 1500. Mi sa dare bei profitti qua i combattimenti. È morto Bimo. Super Muffin. Perché posso? Guarda, perché brilla Finn come se io potessi usare Finn? Hello. What's up, dude? All aboard! Ah, guarda dov'è Bimo. Come si è salvato lo scemo? Bimo always finds a way. Ma ah, dobbiamo tornare alla principessa fiamma. Questo l'avevamo già evitato una volta. E adesso no, perché Dio mio. Per carità, farmiamo monete a manetta, però. Che rottura di cazzo. Next stop, the Fire Kingdom. Hey there guys, I've got stuff for you. No need to wait, there's never a queue. Stavo spammando, giuro. Guarda, una delle navi pirata della missione. Grab it. Snag. Nav. Snag. Perfetto. Ma scusami, ma perché ero da quel lato quando io? Sono capito, mi sono confuso.
Mer è il tasto? Grabbed it. Nav. Got it. Snag. Siamo entrati da un altro punto, sbaglio. Perché io entravo di là da solito. Cazzo parlo. Dai. Ciao, Anna. Non mi saluta più. Rieccoci. We got everything on your list, Torcho. What now? Now you stand back. It's about to get hot in here. Ah! It burns! Oh! My bad. While you guys were gone, I had Flambeau cast a long-distance flame shield on you. It's a new spell. It should automatically activate every time you come back for the next month or so. Give or take. That is not exactly reassuring. You never know with magic. But, you know, it should be fine. If you say so. But we've got bigger problems anyway. We still don't know who Fern's working with, why they melted the Ice Kingdom, and what they're up to now. Or why they're even doing all this stuff. If I were you guys, I'd go back to where it all started. Ice King was the only one there when all this stuff went down. Maybe there's something he forgot to tell you. Seems like as good a plan as any. What do you think, Jake? Might as well. At least it'll be a chance to cool down. Even with the flame shield, this place kind of toasts my buns. Let's head back to the boat then. Catch you later, princess. Chi starà tramando insieme a Fern? Chi sarà l'autore di tutto ciò? Di chi è la colpa di questa inondazione? È stato Dio? È stato qualcun altro? Chi lo sa? Noi lo scopriremo un'altra volta, perché adesso noi ci salutiamo, signori miei, e ci rivediamo stasera alle 21. Stasera alle 21 con SpongeBob. Grazie a tutti quanti per essere passati, grazie a tutti quanti per il supporto. Noi ci rivediamo questa sera. Shagari, shagari, shagari.